Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. A Voice Over, premio Tonino Accolla, 7ª edizione. Chiara Colizzi su voci.fm. Siamo molto contenti, come stai? Bene, grazie, sono felicissima di essere tornata a Ortigia, che già conoscevo, ma per questa occasione. Chiara, prendi insomma un premio eccellenza. Che cosa vuol dire per te un premio eccellenza per il doppiaggio? Me lo stai comunicando tu adesso e sono molto contenta. Eccellenza significa non aver tradito intanto una tradizione di lavoro artigianale che io ho imparato non da bambina, però ho respirato da bambina, perché mio padre e mia madre sono attori e mio padre in particolare poi è stato anche un importante direttore di doppiaggio. E per me eccellenza è proprio la sintesi del nostro lavoro, il senso per cui ancora vale la pena farlo, cercare di essere eccellenti. È l'unico motivo che ci può far continuare a fare un mestiere che altrimenti potrebbe scomparire, visto che tanto ormai si può vedere tutto anche in lingua originale, ma non si rinuncia a un'eccellenza. Però ecco, riuscire a rimanere a quei livelli è compito nostro e compito anche di chi insegna questo lavoro nelle scuole e a giovani attori che ambiscono a diventare doppiatori professionisti. Chiara, intanto raccontaci, se ti va, in breve, come si diventa Chiara Colizzi. Oh beh, come si diventa Chiara Colizzi? Bisogna nascere da Pino e Manuela e bisogna avere cura dei talenti che si hanno, se si hanno, con lo studio. Non è facile essere Chiara Colizzi, ma non per altro, perché io sono la prima critica di me stessa, non mi faccio sconti di nessun tipo, però la domanda è più intelligente della mia risposta, che stava andando sul banale. Chiara Colizzi è molto fortunata, perché oltre ad avere una nascita facile per questo lavoro, anche dei meriti, però sono stata molto fortunata. Mi sono trovata al momento giusto, nel punto giusto, cioè mi sono trovata a doppiare attrici come per esempio Kate Winslet nel Titanic, grazie a Tonino Accolla, ed è stata una svolta. E poi quando poi ho toccato altri film e altre attrici come Uma Thurman, era Kill Bill, e poi Nicole Kidman, e era la svolta quando poi è diventata un'icona. Quindi diciamo che a Chiara Colizzi è molto fortunata. Siamo anche il mondo del doppiaggio è fortunato ad avere Chiara Colizzi, e non è una lusinga così senza nessun senso. E ci vuole però tanta passione, immagino, cioè ci vuole sì impegno, ci vuole fortuna, però ci vuole anche la passione. Tu l'hai ereditata da tuo padre, il grande Pino, o l'avresti avuta comunque? È una bella domanda, non lo so, mi sono chiesta tante volte se è la strada che avrei preso, se... È inutile farsi una domanda alla quale è impossibile dare una risposta. La passione, quando si nasce in un ambiente, è difficile anche credere di averla, perché sembrano più appassionati quelli che fanno di tutto per diventare qualcuno nascendo magari da un ambiente che è diametralmente opposto. Invece io, dopo 40 anni di lavoro, posso dire che è un lavoro che mi appassiona e mi gratifica e mi diverte ancora. L'attrice a cui sei più legata, e se c'è un aneddoto particolare? La tua carriera è lunghissima, però magari ti sarà rimasto un aneddoto particolare, divertente, strano, che magari ti ha imbarazzato nella tua carriera, che ci vuoi raccontare, o che ti ha divertito in modo particolare? Attrice sono legata per un fatto proprio di devozione e di stima professionale a Kate Winslet, perché la reputo grandissima. A Nicole Kidman, perché è un'icona e mi permette oggi, in un momento in cui tutto cerca di essere riportato anche economicamente a un livello mediocre, invece mi permette ancora di ambire a diciamo guadagni un pochino più elevati.
Però l'aneddoto è legato a un'attrice che è Emily Watson, che è un'attrice inglese che io ho doppiato in un film che si chiama Le onde del destino di Lars von Trier, perché in quel film lei aveva un problema, non so se nello spettro autistico oggi diremmo, però lei facendo parte di una, di un gruppo religioso molto chiuso e molto insomma entrava molto nella sua vita, molto isolante, lei ha un rapporto particolare con Dio e quindi pregandolo gli si rivolge e lui le risponde e lei cambia, l'attrice cambiava voce. Allora io quando l'ho doppiato ho detto, beh, ho superato mio padre che è la storica voce di Gesù di Nazareth, e ho detto, beh, io ho fatto Dio, e questa è la cosa che mi diverte di più dire legata a questo lavoro. Senti, un'ultima cosa, noi di Voci.fm siamo felici di essere qui con il nostro sponsor che è Voxil Voce Gola, l'integratore a base di erisimo che aiuta tutti coloro che lavorano con la voce. Tu per la tua voce che cosa fai? Ho imparato che la cosa che più di tutte mi aiuta a mantenere la voce limpida è andare a dormire e dormire un tot di ore. Per il resto io non fumo e l'erisimo è qualcosa che conosco e che uso, però non faccio nulla di particolare se non cercare di ricordarmi che è il mio strumento e di tenerlo abbastanza a riposo. Un consiglio a chi inizia questa professione? Qui avremo degli allievi, abbiamo degli allievi che si contendono un premio. Ricordarsi che niente si può ottenere, oggi sembra di sì, grazie a scorciatoie, ma comunque quando poi si arriva ad una strada attraverso le scorciatoie si sono persi tanti panorami, tanti passi, e quindi nella vita di una persona è bello invece pensare di aver raggiunto una meta attraverso tante tappe. Quindi studiare è fondamentale e poi bisogna avere la fortuna anche di essere nel momento giusto al posto nel posto giusto. Rifacciamo il verso a un film, la fortuna di chiamarsi Chiara Colizzi. Sì, ha un libro anche. Sì, anche un libro, certo. Grazie Chiara. Grazie a voi, grazie. E quindi un saluto a Voci.fm da Chiara Colizzi, la fortunatissima Chiara Colizzi. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su Voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.